Allora, abitudini che ti rendono povero. Prima di iniziare, iscriviti al canale, lascia un commentino qui sotto. Fammi sapere da che provincia stai guardando, che video vorresti vedere, sostieni il video con un like e iniziamo subito. Sicuramente al primo posto ormai negli ultimi anni c'è Netflix, che ho notato essere diffusissimo, cioè tutti hanno Netflix. In realtà credo che questa spesa, nella maggior parte dei casi, sia una spesa che uno ritiene obbligatoria, ma che in realtà magari uno non si può neanche permettere, perché alla fine sono comunque dei soldi che si potrebbero benissimo risparmiare, ma soprattutto la cosa che potremmo risparmiare è il tempo che non ci darà mai nessuno. E conosco persone che capisco amare i film o le serie TV, ma alcuni ci passano veramente tutto il giorno su Netflix, tutto il tempo libero, non fanno nient'altro. E vabbè, ovviamente ognuno fa quello che vuole della sua vita. Gli alcolici ovviamente costano e non ci fanno neanche tanto bene. E io noto però sempre più difficoltà a riuscire a fare qualcosa con i miei amici senza appunto andare a fare l'aperitivo o a bere qualche cosa. Cioè ormai se tu esci di casa stai per forza andando a bere qualche cosa con qualcuno e non lo so, tra l'altro l'ultima volta che sono andata a fare l'aperitivo, questa fa ridere, abbiamo preso gli spritz e praticamente il mio bicchiere era completamente bianco. Non ho avuto il coraggio di dire niente, ma il mio amico gliel'ha fatta pagare andando a pagare 7 euro in monetine da 2 centesimi che hanno dovuto accettare. Ma aggiungo questa cosa perché è una mia abitudine che secondo me è uno spreco, bere troppi caffè. Io bevo un sacco di caffè al giorno e credo che sia proprio un'abitudine, uno spreco, perché non mi servono tutti questi caffè e tutto sto zucchero. Ma ultimamente non so perché ce l'ho come tic che mi accorgo di aver fatto 3-4 volte il caffè, secondo me ne basta uno e niente, che non ce la faccio. E non credo neanche che mi faccia poi così tanto bene, però non lo so perché c'ho sto vizio del caffè. Sì, è uno spreco, soprattutto se lo bevete fuori casa e ne bevete così tanto. Mangiare fuori tutti i giorni è un grande spreco di soldi, io lo so perché avendo lavorato in una delle più grandi compagnie di fast food so benissimo quanto incassano, ma soprattutto quanto costa effettivamente mangiare fuori. Catene dove però è sempre pieno, so benissimo anche quanto quello che pagate non è neanche la qualità di ciò che vi danno, quindi pagate solo la catena, ma in realtà non è che state mangiando bene. E anche le catene veloci in realtà vi propinano del cibo veramente schifoso che non vale neanche un euro. Comunque, in generale, mangiare fuori è uno spreco di soldi. Cercate di fare dei picnic, non lo so, ognuno porta qualcosa, ma mangiare fuori è uno spreco di soldi. Soprattutto se non fate budgeting e quindi non avete destinato un budget preciso e quindi sforate. Se sapete che avete destinato una piccola percentuale del vostro stipendio, che a seconda di quanto guadagnate può essere 50 euro, 10 euro o 100 euro, ma comunque se posso permettermi di dare un consiglio per le uscite fuori o anche andare a bere se proprio non ci riuscite perché volete una vita sociale che è giusto avere, datevi un budget, fate budgeting che sia una percentuale del vostro stipendio che decidete voi, che può essere utile sia se lo stipendio è fisso, ma anche se lo stipendio non è fisso, così sapete anche che cosa potete permettervi quel mese lì. E ovviamente una percentuale che deve essere piccola rispetto al risparmio, quindi conto deposito e investimenti. Questo è quello che faccio io, però ovviamente poi ognuno è libero di fare quello che vuole, ma vi consiglio di stabilire prima quanto siete disposti a spendere in totale per tutte le uscite che riguardano cibo, alcolici, compleanni, non so se dirlo perché, cioè, insomma, non andare ai compleanni per fare budgeting è un po' triste. Le bottiglie di plastica sono un grande spreco, soprattutto non tanto quelle che compriamo al supermercato, quanto quelle che paghiamo fuori dai supermercati, che quindi ci fanno pagare anche abbastanza rispetto al valore appunto della classica bottiglia di acqua, ma altrimenti come ci guadagnano? I vestiti di marca. Allora, noi non siamo quello che indossiamo ed è vero. Esistono delle alternative, per esempio andarli a comprare dagli spendaccioni che hanno comprato dei vestiti senza neanche provarli di marca o che seguono le mode, quindi cambiano velocemente e ti vendono a pochissimo. Ovviamente meravigliosi per chi compra e non tanto per chi vende, e appunto ti vendono. Cioè, io sono rimasta stupita da quanta gente vende i capi con l'etichetta, cioè quanta gente compra dei capi che palesemente non mette perché hanno sull'etichetta e metti un capo da 200 euro, magari lo paghi 20, quindi un grandissimo spreco. Io
Io sono una consumatrice di vestiti per eccellenza, addirittura io consumo delle scarpe e se non le fanno più in negozio piango e vado a ricercarmi l'usato di quella scarpa perché magari mi piace so abbinarla e quindi sono molto fissata. Sembro tipo, avete presente quelli tipo dei cartoni animati? Cioè io sono un cartone animato vivente che ha nell'armadio le stesse cose, dello stesso colore, quando si rompono le vado a ricomprare uguali e non sto scherzando perché se voi avete i vestiti che vi stanno bene siete a posto, non sprecate tempo per fare abbinamenti, non sprecate tempo per comprare compulsivamente cose. Quindi quando a me si rompono i capi, più che andare a fare shopping in generale, cerco quei capi che se magari erano della collezione del 2015, io spero che un povero Cristiano abbia comprato a caso e che li abbia messi in vendita da qualche parte. No ragazze, io non sto molto bene col cervello, però sono un po' così, quindi diciamo che io più che capi firmati, perché ho anch'io la mia cintura di Gucci, la mia borsa di Gucci, la mia borsa di Fendi, vado a ricercarmi quelle cose che mi si sono rotte, uguali, identiche. Sto cercando infatti le mie scarpe da ginnastica che si sono bucate, sto piangendo, e non riesco a trovarle, né nuove né usate, cioè se le trovo nuove sono anche più contenta. Il problema è che non le trovo, usate non le trovo, starò molto attenta. Poi per le scarpe è più difficile, perché devi anche trovare non solo quelli che te le mettono in vendita, ma anche il tuo numero. Vabbè, comunque, cambiamo argomento. Avere tutti i nuovi dispositivi Apple. Io ho dispositivi Apple per lavorare, perché è fantastico, perché con AirDrop mando tutti i documenti dal telefono al computer, dal computer al portatile, ma sono cose che ho comprato per lavorare da casa, quindi sono strumenti di lavoro e comunque nel mio conto, tra virgolette, nel mio budget di risparmio, nel mio, come si può dire, conto risparmio, nei miei soldi destinati al risparmio, non mi viene il termine, non so perché, comunque ho anche la somma di tutti questi dispositivi che non compro quando escono nuovi, ma compro quando si rompono. Per esempio, quando il portatile mi ha dato problemi e l'ho portato in assistenza, ho comprato l'iMac, ma perché altrimenti non avrei lavorato, quindi ci sarei andata a perdere. Quindi ho seriamente bisogno di un conto dove tenere tutti i risparmi per comprarmi l'attrezzatura per lavorare, piuttosto che, ripeto, almeno la somma delle spese 6 o 12 mesi, giusto per dire. So di che morte morire, so dove andare a prendere i soldi, ma comunque avere nuovi dispositivi appena escono. Tra l'altro di Apple, che, perdonatemi, ora qua verrò insultata dagli amanti della tecnologia, io me lo sento, ma Apple, ok, a parte l'estetica e la fotocamera, fa i dispositivi che dentro sono completamente tutti uguali. Fumare, che è un vizio che fa malissimo e che fa sprecare un sacco di soldi, e soprattutto avendo una madre che fuma e detesto quel cavolo di odore di fumo, non lo so, cioè io ogni tanto faccio il calcolo a mia madre di tutto quello che avrebbe potuto comprarsi non comprando le sigarette. E niente, scusate, il fumo è una cosa che non sopporto, quindi se fumate non sentitevi in qualche modo, come dire, giudicati. Un'altra cosa che veramente fa perdere il controllo è la carta di credito. Carta di credito che io non uso e non voglio, ma che vedo che moltissime persone che conosco, non parlo solo di familiari, parlo proprio di persone, utilizzano in maniera senza controllo, senza sapere cosa stanno facendo, e poi arriva un bel giorno nel mese in cui si sentono e ne conosco più di uno. Soprattutto perché la carta di credito, un po' come le rate, ci fanno credere di poterci permettere cose che in realtà non ci possiamo permettere, perché io ragiono così: l'iPhone ho i soldi, me lo posso permettere, non ho i soldi, non me lo posso permettere, così come le auto. Quanti, utilizzando solo i soldi a disposizione, comprerebbero una macchina che magari costerebbe 1000 euro, tipo vi metto qua delle foto che trovo su Autoscout, ma comunque comprerebbero macchine che sicuramente sarebbero alla loro portata e che non li farebbero stare con l'acqua alla gola, ma quasi nessuno vuole quelle auto. Io ho la stessa auto dal 2008 e non intendo cambiarle. Quando mi dicono, no, amici che non vedo da una vita, mi dicono, ma scusa, ma cioè, Chiara, adesso lavori, comprati una bella auto. Io non voglio, non voglio, a parte che ci sono affezionata, devo dire, a parte che la mia auto va a GPL, quindi secondo me ancora risparmio rispetto alla benzina, non più così tanto, ma comunque risparmio. Ma a parte quello, ma perché io devo andarmi a togliere dei soldi per un'auto nuova, che tanto tra 7 anni varrà
Molto meno. Cioè, fate il calcolo che ci sono proprio persone che vanno a comprarsi auto di 7 anni prima, così le possono rivendere allo stesso prezzo di acquisto, perché è un'auto che costa 15.000 euro. Se voi andate a comprarla oggi nuova, tra 7 anni, 10.000 euro li avete buttati nel... Sto per dire una parolaccia. Vabbè, li avete buttati e quindi in realtà non ha proprio senso, non ha alcun senso secondo me. Poi magari... Poi io sono un pochino tirchia di mio forse, però se ho l'auto che funziona la uso, o fino a quando è da rottamare, oppure compro un'auto che ha 7 anni, la uso e la rivendo allo stesso prezzo, costo zero più o meno, non proprio zero però perché vado in giro, ok? Però comunque auto costose, no, non è proprio una cosa di mio gradimento. I biglietti della lotteria o del Super Enalotto o del Gratta e Vinci e poi lo shopping a caso, di solito le persone che dicono che hanno l'hobby di fare shopping, e io mi ricordo che a scuola quando ti chiedevano qual è il tuo hobby, la maggior parte diceva vado a fare shopping. Lo shopping che per alcuni è un hobby e che quindi pur di comprare qualcosa, anche se non trovano nulla, tirano su qualcosa. L'ho fatto anche al mercato l'altro giorno, era una giornata no, e sono passata in mezzo al mercato perché praticamente non avevo alternative e c'era il mercato in mezzo nel mio tragitto e io ero lì che dicevo... Porca miseria, non mi serve nulla, non mi serve nulla, non mi serve nulla. Ma poi mi sono detta, ho preso 5 kg, mi servono dei pantaloni. In realtà non era vero, era una scusa per comprare qualcosa. Ho allungato la mano, ho afferrato dei pantaloncini a caso, li ho comprati, non li ho neanche provati, sono tornata a casa mia. Ora ce li ho su questi pantaloncini. L'unica cosa positiva di questi pantaloncini è che ho dei pantaloncini che quindi appunto ho le gambe libere e fresche, ma questi pantaloncini sono veramente... brutti, sono proprio brutti, cioè non so cosa mi è preso, e questo è un esempio di shopping compulsivo, non ve li faccio vedere ma solamente perché non mi sembra il caso. Comunque, questo era tutto quello che avevo da dire, un bacione, se il video ti è stato utile puoi donare un tè o un caffè qui sotto schiacciando il cuoricino che trovi qui tra tutte le icone, tra cui like, commenti, bla bla bla, e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!